Allora, buonasera a tutti, iniziamo. Grazie per essere venuti a questa che è la prima presentazione ufficiale, diciamo, del nuovo libro pubblicato dalle edizioni Ratospada ad opera di Quirino Maestrello. Un libro di cui poi l'autore ci racconterà nel dettaglio un po' l'origine, lo scopo, le finalità e anche i contenuti di un'opera che in qualche modo si presta per essere dibattuta, perché ne discutevamo anche prima, un'opera che parla del Concilio Vaticano II, del post-concilio, della crisi che la Chiesa sta vivendo in questi anni, è un'opera interessante anche perché è sempre attuale, ahimè, purtroppo è sempre attuale. Quindi, senza perdere ulteriore tempo, cedo la parola al professor Cavedini per un'introduzione iniziale all'argomento. Grazie mille, ringrazio chiaramente principalmente l'amico Quirino, che ci conosciamo ormai da decenni, si può dire, e abbiamo condiviso anche tante battaglie, insomma, qui a Verona, nel nostro territorio, sulla questione della così pressante, così scottante, così attuale, purtroppo, ahimè, che è la questione della crisi della Chiesa conciliare. Ovviamente ringrazio anche gli amici di Radio Spada, il dottor Fumagalli, la casa editrice, che ha avuto anche, bisogna dire, il coraggio in questi tempi di pubblicare un libro chiaramente decisamente controcorrente, che si aggiunge comunque, forse vai viene la voce, forse meglio, mi sentite lo stesso? Sì. Che va controcorrente, che si aggiunge ad una sterminata anche bibliografia, bisogna dire, sulla questione della crisi della Chiesa. Purtroppo la crisi della Chiesa non è un evento di ieri, ormai sono passati 50 anni da quando con il Concilio Vaticano II, diciamo, c'è stato questo cambiamento, questo stravolgimento che ha contraddistinto anche le nostre vite, la nostra vita, perché nessuno di noi, diciamo, è estraneo a quello che è successo 50 anni fa. Già l'amico Quirino, qualche anno fa, lui la data la conosce meglio di me, aveva già pubblicato un libretto, Sono un cattolico perplesso, giusto? Questo era il titolo. Cos'era il titolo? Sono scandalizzato. Che riprendeva una tematica che per lui è già molto familiare, nel senso che, a differenza ad esempio mia, che non essendo più giovanissimo, 50 anni, sono nato nel 1962, quindi l'anno del Concilio Vaticano II, non ho conosciuto la Chiesa, diciamo così, la spiritualità, la liturgia, non l'ho conosciuta da piccolo come un dato per scontato. Quando ho cominciato a capire un po', ormai eravamo alla fine degli anni 60, primi anni 70, quindi in pieno, diciamo così, Concilio Vaticano II. Invece Quirino Maestrello ha forse la sua vita stessa, la sua vita spirituale, la sua vita da cattolica è spaccata in due in un certo senso, perché lui ha conosciuto, era adulto quando ha conosciuto la chiesa tradizionale, la chiesa, la sua spiritualità, la liturgia antica, e poi ha vissuto anche quel grande cambiamento che c'è stato a partire appunto dagli anni 60. Purtroppo la cosa che colpisce, che stupisce, è che di Quirino Maestrello sono pochi, cioè nel senso che tutti quelli, ce ne sono tanti che in teoria hanno una certa età e che hanno, avrebbero dovuto conoscere, rendersi conto di quello che è accaduto negli anni 60, che poi si è ripercorso nei decenni successivi con una accelerazione distruttiva che arriva fino ai giorni nostri. E però pochi, sia nel clero che tra i fedeli, si sono posti il problema, hanno voluto capire quello che stava accadendo. Oggi sentiamo parlare di tante cose, no? L'attualità, la riforma elettorale, il problema della finanziaria, la legge finanziaria, la legge di stabilità, il patto del Nazareno, l'Unione Europea, tutto quello che volete, però quello che è invece secondo me il fatto più importante della storia degli ultimi secoli dell'Occidente, l'evento più significativo, cioè la crisi
dottrinale, morale, spirituale che ha investito la Chiesa Cattolica a partire proprio dal Concilio Vaticano II è un tema che tutto sommato o viene misconosciuto, o non viene considerato, o viene interpretato addirittura positivamente. E invece cade, potremmo dire, a fagiolo il libro di Quirino Maestrello, perché è in maniera discorsiva, chiaramente non ha la pretesa di essere un libro teologico, però in maniera discorsiva riesce a portare il lettore, se ce ne fosse bisogno, ad approfondire quegli elementi che hanno contraddistinto proprio la Chiesa del Concilio Vaticano II. Se prima era un dato per scontato la devozione mariana, la devozione, adesso siamo nel mese di novembre, alle anime purganti, la devozione al Santissimo Sacramento, il Rosario, eccetera, a un certo punto tutte queste cose si perdono, svaporano nel nulla. Se prima la liturgia era contraddistinta da una sacralità per cui, a cui concorreva anche la lingua latina, ma la lingua latina era un elemento, diciamo così, importante, ma chiaramente sussidiario rispetto alla teologia teocentrica che contraddistingue la liturgia antica, dopo, con la riforma liturgica, il cosiddetto Novus Ordo Missae del 1970, tutto questo scompare. Anzi, addirittura il Novus Ordo Missae, l'edizione tipica del 1970, è il primo passo di una libertà e di una creatività liturgica che ha portato praticamente alla dissoluzione della liturgia cattolica. Se prima la spiritualità era contraddistinta dall'ascesi, cioè dal fatto che il cattolico sapeva che doveva ascendere, cioè i gradi della perfezione, per cui combattere contro le proprie passioni disordinate, perché insegnavano allora, poi hanno cominciato a non insegnarlo più, che c'è il peccato originale, che quindi l'uomo è inclinato al male e quindi deve combattere contro questa inclinazione al male, ma l'unica maniera per cui si riesce a combattere e a vincere è la grazia santificante che ci dà solo la Chiesa, che ci danno solo i sacramenti. Dopo tutto questo è passato un po'. Il battesimo è un semplice rito di iniziazione all'interno della comunità cristiana, l'elemento del peccato originale è diventato così qualcosa di c'è, non c'è, ma forse peccato, lo stesso concetto di peccato o di senso di colpa è stato svilito come un retaggio di secoli, di epoche medievali, eccetera eccetera. Solo che questo non lo dicevano, non lo dicono i nemici della Chiesa, i comunisti, i comunisti, i socialisti, i liberali, no, lo dicono gli stessi preti. Questa è la novità, diciamo così. Allora è chiaro che tutto questo ci pone un grande problema. Voi ricorderete che quando gli alfieri del Concilio Vaticano II ci hanno detto che il Vaticano II era in un certo senso il 1789 della Chiesa, cioè la rivoluzione francese applicata alla Chiesa cattolica. Qualcun altro, esponente del progressismo, del modernismo di quegli anni, disse che era l'antisillabo. Sillabo, quel famoso documento di Pio IX, no? Della metà dell'Ottocento, che enuncia i principali errori dell'età moderna. E il sillabo, oggi, prima di venire qui, mi sono stampato un po' di alcune delle proposizioni condannate, l'ultima, in particolare l'ottantesima, che dice: il romano pontefice non può e non deve riconciliarsi e venire a patti col progresso, col liberalismo e con la moderna civiltà. Cioè, questo era, tra virgolette, lo slogan della Chiesa Cattolica della metà dell'Ottocento per bocca di Papa Pio IX, quando appunto si trovava, aveva a che fare, ormai in maniera purtroppo virulenta, con i frutti della Rivoluzione Francese, i frutti del protestantesimo. Cosa dice il papato, cosa dice il magistero? Non può, il romano pontefice, cioè la Chiesa Cattolica, i cattolici non possono e non devono riconciliarsi e venire a patti col progresso, cioè col progressismo, con l'ideologia progressista, col liberalismo e con la moderna civiltà. Perché? Perché la moderna civiltà è intrinsecamente minata alla base dalla radice dell'errore, dell'eresia. E quindi, voglio dire, non è che questa proposizione sia passata di moda, anzi noi tutt'oggi sulla nostra pelle proprio ci rendiamo conto invece che con il Concilio Vaticano II, che appunto è stato definito da qualche esponente progressista come l'antisillabo,
e tutto questo si è proprio avverato, cioè la Chiesa conciliare, io sottolineo questo elemento perché la Chiesa cattolica è divina, è di istituzione divina, indefettibile, eccetera, ha voluto, ha tentato con il famoso slogan dell'aggiornamento, dell'adeguamento, dell'aggiornamento, ha cercato di venire a patti, di conciliarsi con la civiltà moderna. E qual è stato il risultato? I risultati più evidenti, Quirino poi nel suo libro ci darà dei piccoli spot, ma sono evidenti, le chiese sono svuotate. Massima prima erano tutti ipocriti, andavano in chiesa perché c'era, però il dato di fatto è che le chiese sono svuotate. E i seminari si sono svuotati. Voi venite qui a Verona, poco prima del Concilio Vaticano II è stato costruito un gigantesco seminario a San Massimo, che è una borgata non lontano da Verona, verso Nero di Garda, è una costruzione gigantesca, adesso è completamente vuota. E gli ordini religiosi, anche questi, si sono svuotati, la spiritualità è crollata, anche l'ignoranza è aumentata a dismisura, perché tu fermi uno che si dice cattolico, gli fai quattro domande: cos'è la messa? Nessuno ti dirà il santo sacrificio che rinnova il sacrificio, chi è che lo sa? Nessuno. Questi sono i frutti del Concilio, alcuni dei frutti del Concilio Vaticano. È chiaro che questo dato di fatto ormai acclarato da decenni, per cui la buona fede ormai non può più essere tirata in ballo come scusante, ha avuto un'accelerazione importante con anche l'ultima elezione di Bergoglio. Non si può dire che da quando Bergoglio è stato eletto, chi non voleva vedere non può più non vedere quello che è accaduto, perché l'accelerazione proprio è evidente come il sole. L'elemento ultraprogressista, ultramodernista, che contraddistingue l'attuale corso conciliare. Chi sono io per giudicare, lo dice per tutti, voglio dire, ma come sei tu che, se fossi veramente, dovresti giudicare? Hai il potere delle chiavi, hai il potere, il vostro motto è giusto, ti ho dato le chiavi, cioè hai il potere delle chiavi, simbolicamente, no? Nell'Antico Testamento le chiavi erano il simbolo del potere, tu hai le chiavi del Regno dei Cieli, le chiavi della potestas è stata data appunto a quell'istituzione particolare che è il papato. E chi sono io per giudicare è quasi un'abdicazione a questo potere. Quindi effettivamente al libro di Quirino si sottende questo, che è il vero problema attuale, il problema dell'autorità. Non c'è dubbio che a un certo punto uno si... fatto tutta una serie di considerazioni, ma prima per secoli la liturgia era fatta in questo modo, produceva quegli effetti che sappiamo, perché tutti i grandi santi della Chiesa Cattolica si sono santificati grazie alla liturgia tradizionale. La morale era questa, la spiritualità, l'ascesi era questa, e ha dato frutti di santità a Verona come in tutto il mondo dove è arrivato il cattolicesimo. Adesso invece i frutti sono frutti acerbi, frutti velenosi, quindi ci poniamo il problema: ma chi è? Qual è l'autorità? Che autorità è questa che ha favorito per prima questo tipo di esito? È un'autorità legittima? Io una opinione ce l'ho, sinceramente. Non sono un teologo, sono un semplice, diciamo così, fedele, per cui non è chiaro, però devo dire che secondo me questa autorità è illegittima. È un'autorità illegittima che ha usurpato il potere all'interno della Chiesa, che pure è divina, è di fondamento divino, perché la Chiesa cattolica è divina, e questo per noi deve essere, da cattolici fedeli, fonte di speranza, chiaramente di certezza. Però voglio dire, non si può non arrivare a questa conclusione, ed è inutile secondo me anche affrontare questioni come la crisi della Chiesa senza porsi questo problema. Cioè è inutile analizzare il fatto, ma come prima c'era la liturgia antica, adesso c'è quella nuova che produce tutti questi disastri, non c'è più il senso della presenza reale, non ci si confessa più, si vanno a comunicare cani e porci senza... Ho capito, ma chi è che ha? È stato un nemico esterno, forse, che ha voluto introdurre la nuova messa? È stato un nemico esterno che ha modificato la spiritualità anche? È stato un nemico esterno che ha aperto alle altre religioni, che vuole l'ecumenismo? No.
è stato un qualcuno che è all'interno della Chiesa e che pretende di rimanere all'interno della Chiesa. Però qui si pone un problema, perché si pone il problema di questa autorità che ufficialmente, formalmente patrocina tutte queste cose, che però non sono più cattoliche, perché parliamoci chiaramente, non sono più cattoliche, non c'è più niente di cattolico. Se volessimo utilizzare una terminologia, diciamo così, andata in disuso, sono degli eretici. E sappiamo già di che eresia si tratta, perché il nostro conterraneo Papa San Pio X ha bollato questa somma, questa cloaca di errori, come dice lui, come il modernismo, appunto, come un'eresia. Quindi noi ci troviamo davanti al fatto che degli eretici si sono impossessati, in un certo senso hanno usurpato il potere all'interno della Chiesa, e che coerentemente con la loro eresia, con le loro false dottrine, stanno portando, tra virgolette, la Chiesa ad una trasformazione, ad una rivoluzione, ad uno stravolgimento che appunto dà i frutti che vediamo. È chiaro che anche ad esempio l'ultimo sinodo lo ha dimostrato in maniera ancora più palese, insomma, cioè questa apertura nei confronti di un peccato così grave come la sodomia, che chi ha frequentato il vecchio catechismo di San Pio X lo sa, che si imparava i quattro peccati che gridano nel netto al cospetto di Dio, tra cui c'erano anche i peccati contro natura, no? Peccati impuri contro natura. Voglio dire, allora questo doppio binario non è che possa andare avanti all'infinito. A un certo punto bisognerà sciogliere questa grandissima contraddizione. È chiaro che, secondo me, questa accelerazione che vediamo in questi ultimi giorni, si può dire mesi, sono ottimista, nel senso che secondo me è indicativo del fatto, che è una mia personale opinione, che non è che io abbia la sfera di cristallo, per cui però, che effettivamente, siccome la Chiesa è divina e che il sonno del Redentore sulla famosa navicella durante la tempesta sta per finire, e quindi quando smetterà, quando finalmente si arriverà alla resa dei conti, tutti capiranno appunto che chi sono gli usurpatori, chi sono i falsi pastori, chi sono i lupi vestiti da agnelli. Chiaro, compito nostro è quello di rimanere fortes in fide, cioè forti nella fede, e quindi continuare a pregare, sacrificarsi, perché senza quello anche noi saremo, secondo me, travolti da questo torrente che ha travolto anche tante persone, sempre tenendo presente però che noi abbiamo anche quella stella, che è in un certo senso quella luce di speranza che ci viene anche dal famoso messaggio di Fatima di quasi 100 anni fa, ma fra poco celebreremo il primo centenario, che dice appunto, che ci promette e ci garantisce che alla fine il mio cuore immacolato trionferà. Alla fine di questo periodo così drammatico, e soprattutto dal punto di vista spirituale, anzi principalmente dal punto di vista spirituale, sappiamo, abbiamo la convinzione che, siccome appunto la Chiesa non è una normale società umana che nasce e muore, ma è divina, alla fine appunto il cuore immacolato di Maria trionferà e quindi ritornerà alla Chiesa in tutto il suo splendore. Grazie. Ringrazio il dottor Cavedini per il puntuale e preciso intervento, anche perché ci ha descritto molto bene quali sono un po' le condizioni in cui noi oggi ci troviamo a vivere la nostra fede. Vi ruberò solamente 10 minuti, non di più, prima di passare alla cosa più interessante della serata, che è proprio l'incontro con l'autore. Pensando a quello che diceva il dottore, mi veniva un po' in mente, pensando anche all'esperienza della nostra casa editrice, una frase di Antoine de Saint-Exupéry, l'autore del Piccolo Principe, un libro che può essere tranquillamente discusso in più punti e sono il primo a farlo, però c'è una frase che cito a braccio, un po' a memoria, che mi ha sempre colpito molto. Lui diceva: se tu vuoi intraprendere un viaggio, non devi preoccuparti di arruolare gli uomini per costruire la nave, recuperare il materiale, eccetera, eccetera, ma devi insegnare innanzitutto la nostalgia per il mare.
E questa frase mi ha sempre colpito perché forse più di altre descrive qual è un po' l'origine di Radio Spada. Radio Spada è una casa editrice che è nata praticamente un anno fa. I primi libri pubblicati risalgono al dicembre del 2013 e il catalogo, adesso siamo agli 8 libri, però pian piano sta crescendo, quindi siamo davvero una realtà editoriale in fieri. Ma il nostro scopo, il motivo per cui è nata, è proprio questo, cioè il bisogno di ripercorrere, risentire, riverificare costantemente ogni giorno questa nostalgia, questo desiderio, come ci diceva il dottore poc'anzi, di un passato glorioso, di una bellezza che l'uomo ha incontrato, l'uomo ha vissuto, cioè il cristianesimo vero c'è stato e tutti i santi, anche Verona, ma penso anche alla mia Lombardia, la mia scuola dove insegno è dedicato a San Carlo Borromeo, quindi come si dice, scusate se è poco, no? Davvero il cattolicesimo è stato un elemento che ha fondato una società. Mi è capitato anche recentemente di leggere un bellissimo saggio storico sulle guerre religiose nella Francia del XVI secolo, cattolici contro ugonotti, calvinisti, eccetera. E davvero leggendo un testo come quello mi è venuta nostalgia, non tanto nostalgia per la guerra e la violenza, perché era un periodo insomma dove non si scherzava, però mi è venuta nostalgia di un mondo, ad esempio, dove la fede, certo mischiata a interessi politici, a tornaconti umanissimi, però era davvero un elemento determinante anche per la politica di un regno e non un regno secondario come quello francese. E invece poi, guardando anche fuori dalla finestra, guardando una piazza bella come questa di Verona, viene un po' la nostalgia appunto di questo, perché il grande pericolo, la grande difficoltà in cui noi oggi viviamo, con cui noi oggi ci troviamo a combattere, è proprio la difficoltà dell'indifferenza. Perché il mondo tradizionalista o no, comunque la nostra realtà ancora molto piccola passa davvero inascoltata, spesso in secondo piano. E quindi la grande battaglia che si pone con tutti i nostri limiti, con tutte le nostre pecche, Radio Spada, è proprio questo, di cercare nonostante tutto di far riaffiorare un numero maggiore di persone, speriamo, il desiderio appunto per questa chiesa che, come è stato ben detto, sta attraversando un periodo piuttosto nefasto, un periodo piuttosto difficile, complicato. E Radio Spada appunto nasce in Università Cattolica da un gruppo di ragazzi, molti dei quali poi, me compreso, adesso sono laureati, hanno il loro lavoro, eccetera, e nasce appunto come iniziativa promossa da dilettanti. Dilettanti che oggi purtroppo è una parola che è passata anch'essa un po' in secondo piano, si intende anzi a sminuire il valore del dilettante, perché c'è il professionista che insomma è quello serio, preparato, quello che ha bene in mano la materia di cui si occupa, e poi il dilettante, sì, quello che lo fa così, fa un'attività a tempo perso, un po' un hobby. Invece no, il dilettante restituisce anzi a pieno l'esperienza non solo di una casa editrice, ma anche dell'essere cristiani. Cioè c'è dentro nella parola dilettante, c'è dentro la radice del diletto, della gioia, della felicità, della volontà di donarsi per una battaglia, per un'iniziativa che si reputa giusta. C'è una bellissima frase di Chesterton, divertente come sempre, dove a proposito dei dilettanti lui dice: ricordatevi sempre che un dilettante ha costruito l'arca, e si riferisce a Noè, i professionisti hanno costruito il Titanic. Quindi era proprio un'immagine che rappresenta il nostro spirito, perché la casa editrice appunto nasce da questo gruppo di persone ed è totalmente autofinanziata, cioè davvero, oltre a spenderci del tempo, ci spendiamo anche dei soldi. Ma tutto questo lo facciamo per un fine maggiore, che è appunto il tentativo di indicare una strada, o quantomeno anche solo mettere in discussione, porre delle domande, provocare il lettore, in modo tale che possa riflettere su la Chiesa di oggi, la situazione della Chiesa di oggi. Perché anche come si suol dire, se Sparta piange Atene non ride, perché tutto ciò che il dottore ha ben descritto è solo una parte insomma della realtà, perché c'è anche l'altro aspetto in cui noi
viviamo quotidianamente, che è il cosiddetto, ripeto, cosiddetto, per una parola che non mi piace, mondo tradizionalista. Radio Spada, forte di questa nostalgia di cui vi parlavo, vuole essere, se mi permettete un neologismo, non tanto una casa editrice tradizionalista, ma una casa editrice, tra virgolette, presentista. Cioè questo passato, questa gloria di cui abbiamo discusso prima e di cui sono stati forniti molti esempi, la vuole in qualche modo portare nella contemporaneità, nell'attualità. Perché noi, per volontà di Dio, siamo stati costretti a vivere in questo periodo storico. Bello, brutto, migliore, peggiore, non mi interessa. Ma la realtà che noi abbiamo davanti è questa. Non vi nascondo che quando leggevo quel libro storico di cui vi parlavo, mi immaginavo anch'io cavaliere errante a combattere per la santa fede. Vabbè, peccato, sa, magari. Purtroppo oggi la situazione che noi dobbiamo affrontare è questa. Non ci viene chiesto uno sforzo bellico in senso proprio, però ci viene chiesto uno sforzo sicuramente culturale, è una casa editrice testimonianza di questo, ma anche uno sforzo da singoli, insomma, da singoli fedeli. Perché la testimonianza di questa bellezza, la testimonianza di questa nostalgia, la testimonianza di questa verità passa innanzitutto attraverso di noi. Lo dicevano anche i gesuiti, che purtroppo sono a volte un po' eccessivamente vituperati dagli ambienti tradizionalisti, che un esempio vale più di mille parole. Quindi tutto ciò che noi stiamo facendo questa sera, quello che noi facciamo con la casa editrice, quello che fa Quirino Maestrello con il suo libro, è appunto innanzitutto una disamina della contemporaneità, ma soprattutto un invito ad agire. Tutto quello che leggerete nel libro, dal titolo anche piuttosto provocatorio di L'autodemolizione, è innanzitutto un invito non solo a prendere, ad acquisire consapevolezza di qual è la realtà della Chiesa oggi, ma soprattutto un invito rivolto a ciascuno di noi. Perché se le cose devono cambiare, è banale dirlo, suona quasi trito o vetusto, però è chiaro che se le cose devono cambiare necessariamente deve passare tutto attraverso di noi. Grandi, piccoli, gente che ha studiato, gente che non ha studiato, gente con un sacco di qualità, gente che ha tanti limiti. D'accordo, non mi interessa, non è quello il problema. Ma ognuno di noi deve cercare, con la testimonianza della sua persona, con la testimonianza della sua presenza, di essere portavoce di questa nostalgia, di questo passato. E allora vedrete che sì, solamente se c'è questo scarto, se c'è questo cambiamento, le cose possono cambiare. Le cose possono davvero lentamente, pian piano, modificarsi almeno. E questa cosa è davvero fondamentale, perché anche noi nella nostra piccola esperienza abbiamo visto, io per Giorgio Seves, Andrea Giacobazzi, parlo di Pietro, tutti gli altri ragazzi che con me collaborano a Radio Spada, che se c'è stata davvero l'occasione per qualcuno di riflettere, di cambiare, certo magari si è sempre passato attraverso lo studio, la lettura dei libri, ma questo cambiamento è avvenuto soprattutto con il contatto con delle persone che testimoniavano, come vi dicevo, questa nostalgia. E oggi la battaglia è resa ancora più difficile, ancora più complessa, vi dicevo, per un mondo che ci ignora. E infatti anche come motto della casa editrice, uno dei tanti che spesso usiamo, avete tra l'altro al banchetto il segnalibro della nostra casa editrice, che al di là di riprodurre un dipinto che parla della guerra di Vandea, quindi questo istinto ribelle è nostro, abbiamo citato un'altra frase di Chesterton che descrive davvero la Verona del 2014, o in generale il mondo del 2014. Sguaineremo spade per dimostrare che le foglie sono verdi in estate. Cioè il nostro sguainare le spade, Radio Spada è questo, è proprio per combattere una battaglia che oggi si gioca sul campo dell'ovvietà. Quello che 100 anni fa, 200 anni fa, se torniamo indietro nel tempo, era ancora più chiaro, cioè quello che fino a qualche generazione fa era ovvio, era dato per scontato, ma perché lo si reputava indiscutibile, insomma qualcosa di assodato, di pacificamente accettato, oggi non è più così. Che le foglie in estate siano verdi è pacifico, oggi non è più così. L'ultimo sinodo è solo appunto uno dei tanti esempi che si potrebbero fare. Ma chiudo dicendo che
il nostro impegno appunto deve essere come noi ci siamo chiamati, appunto l'impegno della spada. Come vi dicevo prima, la spada non è solamente l'arma della pugna, l'arma della battaglia, non è solamente l'arma dell'offesa, del duello, ma pensando a un altro grande santo, San Martino, la spada è anche il simbolo della carità. È l'immagine del santo che taglia, del soldato che taglia il suo mantello e lo dona al povero. E quindi il nostro impegno di cattolici, e il libro di Quirino lo dimostra molto bene, è innanzitutto questo. Un impegno che deve essere, nonostante le fragilità, i limiti, i peccati, gli errori che tutti commettiamo, deve essere costante. Dobbiamo essere nel nostro piccolo appunto dei fari che possano quantomeno provocare le persone che abbiamo accanto, magari cambiarle e magari addirittura fargli cambiare strada, cioè appunto convertirle. Il libro di Quirino Maestrello è interessante sotto molti punti di vista, per molte cose che sono già state dette, ma anche per un'altra cosa che io, oltre a essere l'editore, appunto sono stato anche curatore di questo libro, quindi l'ho vissuto in prima persona. Mi colpiva perché, al di là di essere un libro molto completo, nel senso che vengono citati tantissimi documenti del concilio, del post-concilio, e spesso sapientemente raffrontati con documenti della tradizione della Chiesa, per far vedere lo scarto, appunto, la grande rivoluzione, il grande cambiamento che c'è stato. Ma questo libro mi ha colpito perché ho proprio avuto la percezione di incontrare attraverso le righe un autore che ha vissuto sulla propria pelle il cambiamento conciliare. Quindi è un libro che non è fatto solo di parole, solo di bei discorsi, ma è fatto soprattutto di carne, forse chissà anche di lacrime, immagino. Un libro che è appunto restituisce, al di là della disamina di un periodo, di un grande problema che abbiamo detto è ancora più interessante perché, ahimè, attuale, ripercorre anche proprio la storia di un fedele che si trova in qualche modo infischiato, costretto a fare i conti con questa realtà che muta. Quindi, senza perdere ulteriore tempo, visto che, come dicevo, la cosa interessante, ne abbiamo la possibilità, è sempre quella di incontrare, oltre che al libro, l'autore del libro, cedo volentieri la parola a Quirino Maestrello. Grazie. Così ben congegnate e così nutrite, io non saprei cosa aggiungere, se non delle cose forse marginali, perché non sono uno che lavora bene con la lingua, sono uno che maneggia il pennello casomai e occasionalmente anche la penna, ma occasionalmente. Comunque ringrazio i due relatori, ringrazio delle parole anche di buone che hanno detto nei miei riguardi e che tutte corrispondono veramente alla realtà. Ci tengo molto a sottolineare quello che hanno detto tutte e due, che cioè io sono uno che ha vissuto praticamente tutta la storia di cui stiamo parlando. Io ho la tessera della Nazione Cattolica che avevo 10 anni nel 42, da allora ce l'ho fino al 65, poi basta, perché la Nazione Cattolica era cambiata. Ed erano le prime avvisaglie, anche per me erano le prime avvisaglie, però ho capito che non c'eravamo più, già nel 65, era appena finito il concilio. Io non ho fatto guerre, non ho fatto battaglie, perché ho sempre amato la Chiesa e ho sempre sperato, specie negli ultimi anni qua, che c'è stato questo intercambio di vicende un po' strane dei papi, ho sempre sperato che al soglio pontificio si sieda qualcuno che ha in mano le chiavi e lo scettro. E che veramente sia lì con l'intenzione di mettere
di mettere in ordine tante cose che non vanno. Molte di queste cose che non vanno le ho descritte in un libro precedente che ha citato il professor Cavedini, che si intitola Sono scandalizzato, perché effettivamente di tante cose io mi sono scandalizzato, ma non perché sia timido o sia non so che abbia qualche dubbio, no, proprio perché capivo che non erano più nella linea della nostra santa religione. Ecco, io il mio ragionamento parte, il mio ragionamento del libro, dico subito, ecco, parte da una constatazione molto semplice, molto percepibile, e che è quella che c'è una crisi nella Chiesa. Se uno non ammette che c'è una crisi nella Chiesa, bisogna vederla dal punto di vista giusto, perché uno che non ce ne frega niente della Chiesa non dirà mai che c'è una crisi nella Chiesa, ma uno che ha amato la Chiesa, che ha vissuto per la Chiesa, che si è dato da fare in tante occasioni per raddrizzare quello che era possibile, questo capisce che veramente qualcosa non va. Dico così per dire, per stare nel limite minimo. Non è che ci sia qualcosa che non va, qui c'è tutto che non va. Diciamola fuori dai denti. Io non so qui se sono tutti dei tradizionalisti o dei simpatizzanti o chiunque sia. Veramente ci sono tante cose che non vanno, non una cosa. Io vorrei raccontarvi un semplice fatto che mi è capitato, che la dice lunga, diciamo. Io ho fatto 35 anni in fabbrica. La mia fabbrica era un campo di battaglia, perché il compagno, un quarto d'ora prima che venisse, allora non c'erano mica i campanelli, c'erano le sirene, vabbè, quello non c'era. Si metteva là un'unità che si vedeva naturalmente che era l'unità. Ma dica, dove era lei che lavorava? Io lavoravo in una grossa fabbrica di Bologna, quindi la città più rossa d'Italia. È un particolare. E lì c'è la faccia di ossa. Comunque questo qua, come la gente veniva dentro, vedeva che questo qui guardava in città. E cosa faceva? Lui e poi anche altri si preparavano per darmi l'assalto. Io arrivavo sempre all'ultimo momento, perché c'era una chiesa lì dei francescani che era dall'altra parte della strada, e guardavo l'orologio, insomma io mancavo il cartellino sempre l'ultimo minuto. Come iniziava il lavoro, venivano a attaccarmi uno di qua e uno di là, e avanti. Voi capirete che in questa condizione non potevo io rispondere a tutti, perché uno, perché c'era da lavorare, secondo perché non avevo il bagaglio necessario per rispondere a tutto, perché loro avevano i punti deboli che erano le crociate, l'inquisizione, adesso ce n'avrebbero molti di più. Per farla breve, io ero attaccato tutti i giorni, tutto il tempo che sono stato lì. Mai nessuno
di quelli che io sapevo che erano cattolici, che andavano a messa, magari facevano i sagrestani, mai nessuno, dico nessuno, che mi abbia difeso. Io ero all'inferno tutti i giorni. Dopo un po' di tempo, il capoccia mi ha detto: tu, Quirino, fra 3 anni sarai un bravo tennista. Adesso fra 3 anni vedremo. Finita lì, è continuato tutto il lavoro, tutta la baracca, eccetera, eccetera. Questo è stato per me uno stimolo molto forte. Questa battaglia che dovevo sostenere tutti i giorni, nel giro di 8 ore, un momento o l'altro era battaglia. Perché mi ha stimolato, naturalmente delle volte soccombevo, non c'era niente da fare perché loro, c'era della gente che insomma, vabbè. Questa situazione mi stimolava ad andare a fondo del problema che io non sapevo risolvere. Cioè loro mi mettevano al muro per un determinato problema. Io non sapevo cosa dire, perché effettivamente non eravamo preparati. Allora c'è stata la guerra, c'è stato il fascismo, non eravamo preparati. Adesso se uno vuole ha più possibilità di prepararsi. Allora, mi veniva questo stimolo e andavo alla ricerca della soluzione. Uno alla volta, per tutti questi problemi me li sono risolti. E poi me ne sono rimasti anche, perché ce ne sono sempre. Ecco perché sono riuscito a fare un libro, o a farne più anche. Perché fin da allora io ho avuto lo stimolo di andare a cercare la soluzione di problemi. Qui succede che i problemi si moltiplicano, i problemi aumentano e allora bisogna tenersi aggiornati, diciamola così, con una parola che è andata fuori dalle orecchie e dagli occhi. Questo aggiornamento che voleva fare Papa Giovanni XXIII. Io sono convinto, sono sempre della convinzione che Papa Giovanni ha detto il concilio, ma in buona fede. Non credo proprio che fosse contento se fosse qui adesso perché siamo ridotti. Ecco, io parto da questa constatazione allora, che avendo avuto una palestra, una meditazione che mi sono coltivato negli anni, in tanti anni, parto da questa constatazione che purtroppo la Chiesa non è più. Stamattina io sentivo Radio Maria. Qualcuno dice Radio Maria? Sì, anche Radio Maria. Io ho 4 radio in casa, sintonizzati uno da una parte, dall'altra, 3 volte nei giorni di qua non c'è niente che mi va. Stamattina c'è Radio Maria, sapete cosa hanno cantato stamattina dopo una lezione di catechismo, non so, internazionale. Bandiera rossa. No. L'avevo più sentita da decine di anni. Sì. No, hanno suonato e cantato a regola d'arte di Piano Copale. Io ho avuto con la famiglia cristiana una diatriba scritta una volta, perché prendevano in giro i tempi di Piano Padre. No, dico Piano Padre, non è prendere in giro. E stamattina le hanno suonato 2 volte, cantando 2 volte per bene, una cosa veramente eccezionale. Mi sono sentito riportato ai tempi in cui veramente noi lo sentavamo di più. Il problema dell'apostolato, il problema della Chiesa, il problema del Papa, lo sentavamo di più.
l'Azione Cattolica è nata con uno slogan, forse nessuno lo sa, perché per saperlo bisogna essere vissuti prima del concilio, e si diceva preghiera, azione, sacrificio. Questo era lo slogan che c'era scritto nel distintivo, nello stemma del fondatore. Preghiera, azione, sacrificio. Preghiera, sì. Azione, anche, ma sacrificio. Il concilio, ecco, io qui nel libro tratto del concilio e del post-concilio. E probabilmente qualcuno che è aggiornato su queste cose non troverà niente di tanto strano, però ho recimolato tanti documenti che alcuni sono abbastanza frequenti, citati anche stasera, e li ho messi insieme in un certo modo. E uno, prendendo in mano questo libro, trova delle cose che può capire, può darci il via a capire la situazione odierna. E queste cose sono prese singolarmente, come per esempio, faccio per dare un esempio, la messa, la liturgia, o questo per il post concilio, per il concilio le origini della crisi, ecco una cosa importante, uno che pochi sanno, è l'antefatto, no? Cioè prima del concilio è stato fatto una prova di concilio dal Papa da Giovanni XXIII, essendo vescovo di Roma, ha indetto un sinodo romano con l'intenzione di preparare il concilio, e questo sinodo romano non ha fatto altro che ribadire tutte quelle che erano le verità e i dogmi di fede. Nessuno escluso, accettabile al 100% da chiunque. Volete sapere? Nel concilio non è mai stato nominato questo sino. Nessuno ne ha parlato. E ha fatto tutto alla rovescia. Ci sono delle cose interessanti che cerco di portare il contributo per la soluzione, per un chiarimento più caro. La massoneria, per esempio, sembra che sia un fantasma, la massoneria esiste, c'è la massoneria. E bisognerebbe conoscerla, non come l'ho scritta io, ma più a fondo ancora, perché i sintomi ci sono, la massoneria esiste. Io l'anno scorso sono andato in Brasile, in una città, Santa Maria, in Brasile, Paraná, nei giardini ho scoperto che c'era un pilastrino alto così, col simbolo della massoneria, e ricordava i 25 anni dell'istituzione della massoneria in quella città. Quindi c'è, non è che sia una fantasia, non bisogna esagerare certamente, ma quando mi dicono che addirittura la massoneria ha influito notevolmente su certi documenti del concilio, questo è vero. Come è vero che gli ebrei si vantano di avere contribuito anche loro con le loro proposte accettate naturalmente dal concilio.
concilio, non post concilio, dal concilio. Prendete anche qua, guarda, c'è un capitolo, la nostra età. La nostra età è un documento del concilio. Se uno legge quel documento lì, resta esterrefatto. È un'incensazione degli ebrei, dei musulmani, cioè dell'Islam, di tutte le religioni che ci sono nel mondo, e questo dopo è confermato dal famoso incontro, già ripetuto due o tre volte, incontro di Assisi, che il Papa Giovanni Paolo II, peraltro, cioè fa drizzare i capelli. Ecco, io non voglio fare il perdimento, io mi sono rifatto anche, ma soprattutto, a documenti preconciliari anche di secoli, come quello della messa, per esempio, come quello della Santa Messa. Cioè la Santa Messa l'hanno praticamente sconvolta, ciò che non era previsto neanche dal Concilio stesso. La Santa Messa, il canone della Messa, San Pio V nel 1570 praticamente l'ha chiuso a chiave, che nessuno poteva toccarlo. Ve lo leggo su un quattro righe. E questo è, se voi avete un messale di quelli vecchi preconciliari, all'inizio c'è questa bolla, che è una bolla del Papa Pio V, San Pio V, che dice: nessuno dunque e in nessun modo si permetta con temerario ordimento di violare e trasgredire questo nostro documento, facoltà, statuto, ordinamento, mandato, precetto, concessione, indulto, dichiarazione, volontà, decreto e inibizione, che se qualcuno avrà l'audacia di attentarvi, sappia che incorrerà nell'indignazione di Dio Onnipotente e dei suoi beati apostoli Pietro e Paolo. Cioè, questa è una scomunica in pieno a chi tocca la messa. A chi tocca la messa, lui l'ha fatta. Quindi adesso l'hanno toccata, ritoccata, rimaneggiata, e continuano a rimaneggiare, perché ogni prete dice la sua messa, va bene. E quindi uno dice: ma allora sono tutti scomunicati. Nessuno l'ha tolto la scomunica, nessuno l'ha tolto la scomunica. Il problema rimane, il punto interrogativo rimane. Allora, io vorrei dire tante cose, ma poi almeno che uno si deve dire. Io mi auguro che questo libro sia leggibile, nel senso che sia chiaro, ponderato, e che soddisfi qualche eventuale dubbio che qualcuno può avere. Io ringrazio voi della presenza di tutti voi, ringrazio i due relatori che mi hanno preceduto, non voglio aggiungere altro perché mi ero preparato a dire qualche cosa, ma è meglio abbraccio, perché faccio sempre così, a me fammi da così se mi inciampo per qualche cosa. Ecco, direi che il libro è in vendita presso
l'editore, le edizioni Radio Spada. Se qui ce ne abbiamo una decina, non so se ce ne sono ancora, se rimaniamo senza, che ormai sì, sì, per notare. Chiaramente se qualcuno, ringraziamo chiaramente il Frello che è stato un bel applauso. Che non basta mai tornare su questa gravissima problematica, anche perché è talmente ampia che qualsiasi nuovo libro aggiunge sempre qualcosa ed è sempre ben accetto, se ne parla, bisogna parlarne perché bisogna anche risolverla, ovviamente la questione della Chiesa. Ovviamente se qualcuno del pubblico vuole anche fare qualche domanda, perché lui è stato testimone, come ha accennato prima, di questo passaggio epocale e quindi penso che sia anche la persona più indicata da questo punto di vista per rispondere a domande su questa tematica così importante. Per cui volentieri sono una cosa. Dato che ha vissuto sia nel pre-concilio che nel post-concilio, al momento si sente diciamo un esiliato, no? Lei frequenta la messa in Novus Ordo come quella in Vetus Ordo o cosa fa? Io per necessità, posso dirlo per necessità, frequento la messa del nuovo solo, perché mi sono fatto la convinzione, e ho sentito, ho letto il parere di molti anche teologi o comunque vescovi o sono capitato più di una volta di leggere. E poi esaminando, perché qui metto confronto l'una con l'altra, che ci sono le qualità per dire che la messa Novus Ordo non è, cioè è valida in sostanza. Preferisco la messa antica, perché la messa antica è la vera messa cattolica. Teologicamente parlando, io non sarei quello più adatto, comunque teologicamente parlando, ci sono tutti gli elementi possibili e immaginabili per renderla il vero sacrificio di Cristo sulla terra. Mentre quell'altra sborazza di qua, sborazza di là e poi non ci mette la sua, eccetera, eccetera. Perché io mi sono meravigliato tante volte. Beh, adesso faccio fatica anche ad andare alla messa, perché non si può sempre avere la possibilità. Sì, proprio per necessità faccio, per necessità, perché purtroppo la messa tradizionale non copre tutto il modo, diciamo. Ecco. Secondo me Benedetto XVI con il modo pontifico ha fatto una cosa buona. Quando l'ho sentito quella sera, mi ricordo sempre, ho tappato una bottiglia, e però ho sempre detto ha fatto un edificio a metà, anche per il semplice fatto che uno, se ha la volontà di celebrare la messa tradizionale, non ha la capacità, perché non conosce il latino, non conosce il latino. Cioè qui in seminario tutti lo segnano in latino, non lo segnano lì, guai. Siamo in queste condizioni. Poi hanno messo anche addirittura la consacrazione. Sì, ecco, non so se basta questo, insomma, io la preferenza ce l'ho, pur essendo convinto che per esaudire il precetto della Chiesa, io, che anche sono in condizioni un po' precarie, anche fisicamente,
vado alla messa tradizionale, alla messa che sa Paolo VI. Ma se io potessi sedere al mio piacimento, cioè, ma non avete l'impressione che in realtà parrocchiani, come chiamiamolo con un linguaggio tecnico, cioè quelli che vanno alla messa, neanche capiscono che cos'è la Chiesa cattolica. Cioè questi non hanno più neanche l'idea di cosa sia la Chiesa cattolica. Però sono queste quattro acche comuniste che sentono tutti i santi giorni. Vabbè, lasciamo stare Bergoglio, però, per carità di Chiesa. Lasciamo stare Bergoglio, dice delle banalità quando va bene, incredibili. No, dice su Polignano, una roba importante, dico una roba geniale, rendetevi conto, salvo quando non si mette naturalmente il naso da clown sull'auto. Ho visto anche questo, non ho mai immaginato di vedere una cosa di questo genere, mai. Cioè, io sono nato sulla piedi di Pio XII, ma non ho l'esperienza di Quirino ovviamente per poter dire che cos'era, ma guardati un'immagine, non vedi Pio XII sulla sedia gestatoria con la guardia nobile, il fasto, cioè se non capisci l'aspetto di dottrina, capisci almeno l'aspetto del messaggio visivo che ti viene mandato. E qua è uno che si mette il naso da trama, ma ti rendi conto a che livello siamo arrivati? Allora il problema che mi sembra di poter dire è che ormai, per questo ci vorrà un miracolo del Padre Eterno nella restaurazione della Santa Chiesa, nella dimensione umana, e questo non tarderà ad arrivare, concordo con quello che diceva prima Nicola, perché quel motto latino è il motus in fine veloce, no? Che il movimento alla fine diventa sempre più veloce, ci fa capire che andiamo verso quella direzione. Però quello che mi pare drammatico è che anche se noi ci parlassimo, parliamo di giorni, ma hanno un'idea completamente scombinata ormai, ma di tutto. Cioè loro, per loro è normale cambiare tutto, cioè prima la morale sessuale era un modo, ma domani mattina si fa un altro, siamo più intelligenti, non è mica come una volta. Prima erano i sodomiti, ma adesso mica sono sodomiti, sono una meraviglia, una gloria quasi, no? Possono portare una ricchezza alle unioni di fatto o meno che questi possono costituire. Prima c'è lo Stato cattolico, ma la roba vecchia lo Stato cattolico, adesso che meraviglia la laicità dello Stato. Prima c'era il sacrosanto sacrificio della messa, è benissimo, adesso si fa un bel raduno ecumenico, una meraviglia, ebrei, protestanti, massoni, tutto quello che ci va dentro va bene così. E questa è la persona comune con cui abbiamo a che fare oggi, che è drammatico, perché è più facile, per paradosso, la conversione delle persone, dell'uomo in via attuale, cioè la persona che non va, quello che però ha mantenuto una concezione abbastanza tradizionale e quindi puoi portarlo a ragionare verso la conversione, che non i parrocchiani. Voglio dire, non più tardi qualche giorno fa, cito un'esperienza proprio personale, cioè vai a confessarti, quello ti dice, ma lì c'è il rosario, non dico neanche io il rosario. Bene, complimenti, ma cioè, no, primo dovresti dirlo, ti farebbe bene. Secondo, se non lo dici, non dire che non lo dici. No, invece lo dici pure, così mi fai anche vedere il quadro meraviglioso di vita spirituale che hai e che esempio dai. Cioè, ci rendiamo conto, se avete questa gente qua, che perciò è solo il castigo del Padre Eterno e di mettere le cose a posto. Con gli altri, un discorso diverso. Non so che percezione avete voi, ma questa è la mia. No, nel senso, senza ripeterci, è chiaro che il quadro è spaventoso e noi forse non ci rendiamo neppure conto della realtà effettiva del disastro morale e spirituale delle persone, perché anche e soprattutto anche dei sacerdoti, perché secondo me se certi sacerdoti danno questo tipo di risposte, cioè dicono francamente come se fosse una cosa normale, che non hanno nemmeno quel minimo di devozione mariana che pure è considerato la base per qualsiasi vita spirituale, no? E San Luigi Maria Grignon de Montfort diceva che non può dire di avere Dio per padre chi non ha Maria per madre. È evidente che ci troviamo davanti a un abisso, soprattutto da parte del clero sedicente cattolico, un abisso di immoralità spaventoso. Io sto facendo la convinzione, ma una convinzione personale, che dietro alla crisi della Chiesa ci sia una immoralità profondissima da parte dei sacerdoti. D'altra parte c'è quel famoso proverbio, no? Corruzione, optimi, pessima, cioè
chi si trovava ad essere, come è il sacerdote, persona consacrata, che ha un potere angelico praticamente, San Francesco che era diacono baciava sempre le mani dei sacerdoti, perché diceva solo il sacerdote può, ha il potere di transustanziare il pane e il vino e trasformare il corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo. Se una persona, un sacerdote, una persona consacrata resiste alla grazia, resiste allo Spirito Santo, lo fa perché commette dei peccati gravissimi. Per cui il vero motore della crisi della Chiesa, in verità, è proprio questo abisso di immoralità, di perversione anche secondo me, che ha coinvolto il clero in questi ultimi decenni, o per omissione o per commissione, o perché hanno visto fare e non hanno fatto nulla per impedirlo, o perché loro stessi, diciamo così, hanno partecipato a queste cose. È chiaro che tutto questo attira grandi castighi. Già un castigo è il fatto che coloro i quali dovrebbero dare la via, illuminare la strada, insaporire la vita, sono diventati insipidi, e quindi già quello è un grande castigo, perché le persone sono senza guida. Però arriverà, io sono convinto, lo ripeto, che arriverà non fra molto, spero, mi auguro, ripeto, non ho poteri profetici particolari, però spero che anche razionalmente, siccome la Chiesa è divina, non si può tollerare, non è tollerabile che un'istituzione divina, la cui missione è quella della Salus Animarum, che è la salvezza delle anime, che avrebbe tutti i mezzi, ora come nel primo secolo, come nell'epoca delle guerre di religione, come anche nel ventunesimo secolo, per santificare le anime, credo che arriverà il momento in cui appunto arriveremo alla resa dei conti, quello che dico io, arriverà il giorno della vendetta, cioè quando finalmente ci sbarazzeremo di questi modernisti che impestano tutto e restaureremo la Chiesa e la società cristiana, eccetera. Questo deve essere in fondo la nostra meta. È chiaro che preghiera, azione e sacrificio, è vero Quirino, cioè in fondo quel motto della Chiesa cattolica è anche il nostro motto: senza la vita spirituale, senza la preghiera non si fa nulla. Diceva il padre Don Calabria che azione senza orazione è senza orazione profanazione, diceva lui. Cioè l'azione anche buona, se non è supportata dalla vita spirituale, diventa il sacrificio, certamente. Cioè tu hai compiuto un sacrificio nel metterti lì a mettere assieme i pezzi, cioè ovviamente nessuno ce l'ha ordinato nessuno di fare questa cosa qua. È chiaro che il cattolico consapevole della nostra epoca deve essere a maggior ragione un cattolico militante, cioè bisogna essere militanti, nel senso come i comunisti degli anni 50 erano militanti, si mettevano lì, così dovremmo imparare dai nostri nemici la militanza. Loro non desistono mai, non demordono mai, quelli fuori la Chiesa, quelli all'interno della Chiesa, i progressisti all'interno della Chiesa continuano la loro missione distruttrice. Ne prova il sinodo attuale, cioè loro vanno avanti, se trovano degli ostacoli non è che desistono, si convertono, tornano qui indietro per poi riprendere. Noi dovremmo imparare questa strategia anche noi, cioè anche noi dobbiamo avere questa consapevolezza di essere dei militanti, cioè di combattere per la buona battaglia, come diceva San Paolo. D'altra parte milizia est vita hominis super terra, la vita dell'uomo sulla terra è un combattimento, cioè se la persona che ha avvicinato la vera Chiesa pensa che la vera Chiesa e la vita del cattolico sia appunto una passeggiata, bisogna dirgli subito: amico mio, hai sbagliato, non è così. La vita è dura, cioè il cattolicesimo è una religione per persone virili, esigenti, siate perfetti come perfetto. Dopo è chiaro, siamo manchevoli, Gesù Cristo ci ha dato tutti i mezzi per curare le nostre malattie spirituali, però bisogna combattere, bisogna insistere, bisogna perseverare soprattutto. Quirino, devo dire, è passato da tante vicissitudini è un buon esempio per noi da questo punto di vista, però questo è effettivamente quello che ci deve contraddistinguere, insomma, l'elemento militante, l'elemento combattivo, e gli amici di Radio Spada da questo punto di vista, con il mezzo che hanno scelto loro, che è lecito, anzi quello della pubblicazione dei buoni libri e della buona stampa, è certamente un altro mezzo che deve essere incoraggiato, per cui consiglio anche ai presenti, se non hanno acquistato, anche di acquistare il libro, perché
anche per un aiuto che danno alla, alla casa editrice e niente, se non ci parlano. Prego. Volevo fare una domanda a Quirino, il quale prima ha detto che si era tenuto questo sinodo romano, che se non sbaglio è stato addirittura pochi mesi prima del concilio, no? E era stato confermato, diciamo, quanto la Chiesa dice da sempre. Effettivamente, da quel po' che ho letto sul concilio, i cardinali italiani erano tra i più conservatori. Siri, per esempio, no, per un nome, il cardinale Ruffolo, mi pare si chiamasse, di Palermo. Chiedo perdono, adesso. Sì. Non sei perdono. No, e comunque erano tra i più conservatori. Sì, è vero. E, però mi chiedo a questo punto, e chiedo un parere anche personale, su questi cambiamenti, chiamiamoli così, quanto può aver influito la presenza di tanti cardinali che venivano da altri continenti, perché effettivamente è stato il primo concilio veramente ecumenico, puoi dire, no? In senso diciamo, proprio diciamo geografico. È stato il primo concilio mass mediatico. Anche, anche. C'è stata una pressione mass mediatica fortissima, il concilio Vaticano II, c'erano le televisioni, c'era la stampa, c'era, quindi da questo punto di vista è stato il primo grande concilio, evento cattolico forse mass mediatico, no? Sempre sulla stampa, sempre la stampa. Per quel poco che ho potuto seguire io era sempre stampa di sinistra, chiaramente era attenta a tutti i vari segnali e cercava di influenzare chiaramente da questo punto di vista anche l'andamento delle sedute concilianti. Che un parere personale semplicemente, insomma. Fatto importante per me è che è stato ignorato, mentre invece tutto quello che hanno richiesto gli ebrei e tutta la razza dei protestanti, gli induisti, tutti osannati e tutti citati. Cioè, questo fa pensare. Ma alcuni anni fa, 2 o 3 anni fa, un giornalista che si chiama Antonio Socci, io lo cito qua, cosa ha fatto? Ha scritto un articolo su Libero, mi pare, che ha, sembra che abbia scoperto l'America, va bene, ha detto una cosa che io già sapevo, io sono l'ultimo caro, ma per lui è stata una cosa importante in quanto sono venuti a conoscenza tutti quanti, cioè quello che sotto sotto hanno fatto i patti i cardinali eccetera, lo dice lui, che hanno fatto i patti con la Russia, no, col Papa, addirittura Papa Giovanni ha fatto il Papa, ha fatto i patti con la Russia, che mandavano, davano, concedevano il permesso di venire di venire ai concili come mi pare osservatori che erano dei agenti del KGB, erano questi. Purché non si parli del comunismo nel concilio, voi se avete letto i documenti del concilio non c'è una parola che condanni il comunismo. 400 mi pare più vescovi hanno fatto una citazione, hanno chiesto ufficialmente che si parli del comunismo perché è la più devastante delle teorie. Non li hanno accettati, non hanno accettato questa protesta, questa richiesta, e tutto si è messo chiuso, tutto si è messo chiuso. Quindi Ci sono delle cose, Socci ha messo in piazza
questo fatto. Questo fatto. Se voi leggete il libro che ha scritto recentemente della storia del Concilio De Mattei, Roberto De Mattei, trovate tutte queste cose. E per questo è stato colpito, è stato criticato dai progressisti, perché ha messo in luce tutte queste cose. Sono cose gravi, andare a patto con i comunisti di Russia, come era allora, per avere due o tre osservatori per il concilio che non combina niente, cosa fanno? Osservano e basta, si spera, magari fanno di più. Comunque la domanda, è chiaro che c'è una risposta, cioè chi è che ha permesso il cambio di linea dai documenti del Sinodo Romano, che era una specie di preparazione, come diceva giustamente Quirino, ha permesso il cambio di linea, ha permesso che si avvenisse questo cambio di linea già nei primi giorni di inizio del Concilio, cioè rifiuto di questi documenti preparatori? Chi può essere stato? Chi ha indetto il Concilio e il capo del Concilio, cioè il Papa. Senza la sua avallo, questo non ci sarebbe successo. Come mai la famosa petizione di tutti quei vescovi che volevano invece che fosse condannato il comunismo è stata messa da parte? C'è tutta una storiografia su questa famosa petizione scomparsa, tirata fuori dai cassetti, senza che ci fosse il capo del concilio, cioè il Papa, in questo caso Paolo VI, che avallasse questa cosa, anzi spingesse su questa cosa. E questa era l'unica risposta, cioè c'è poco da fare, nel senso che... Poi ciascun cardinale conservatore avrà avuto la sua responsabilità perché non ha fatto di più, però tutto questo è avvenuto con l'avallo di chi ha indetto e ha guidato, di quei due papi che hanno indetto e guidato fino alla fine con Concilio Vaticano II. Senza il loro avallo, anzi addirittura soprattutto con Paolo VI, senza la spinta in una certa direzione non si sarebbero avuti certi risultati, come poi appunto del post-concilio, che senza l'avallo pontificio che ha spinto una certa direzione, al di là di certe resipiscenze di Paolo VI, l'autore, cioè Quirino, cita una famosa espressione di Paolo VI, no? Quando si rende conto dell'autodemolizione del fumo di Satana entrato nel... ragazzi, fumo di Satana, ma chi è che ha aperto la porta? Ha spalancato la porta? Sono stati i cardinali conservatori, è stato qualcun altro. Questa è l'unica risposta ragionevole che si può dare anche da un punto di vista storico, oltre che teologico, eccetera. Prego. Volevo sapere, signor Maestro, la sua reazione, qual è stata quando ha saputo del rinuncio di Papa Benedetto XVI a Soglio Pontificio? Guardi, sto cercando di capire, ma siccome nessuno l'ha ancora capita del tutto, bisognerebbe che io dicessi niente, non so niente e non voglio capire. Però una cosa mi è sempre rimasta sulla testa, che c'è sotto qualcosa che lui non dice e che secondo me è stato costretto in qualche modo a prendere quella decisione. Non voglio dire che è stato costretto con la minaccia di morte, perché può darsi con quello, però qualcosa è successo. Secondo me ci potrebbe essere una diatriba fra conservatori e progressisti. C'è guerra, non diatriba. Sì, però Ratzinger ha anche svenduto i conservatori che sono andati a lamentarsi da lui. Sì, no, sono rinonati in materia, cioè. Sì, diciamo che... No, ci sono delle cose, guardate, io ho preso un libro che è uscito 10 giorni fa, di Sochis, però Sochis è quello che dicevo prima. No, quello lì va a fondo di questo argomento qui. Poi dice anche delle sue opinioni che sono condivisibili o meno, eccetera, però tratta per primo questo argomento. Non c'è dubbio che Benedetto XVI Ratzinger avesse una linea
apparentemente più conservatrice. Però diciamo alla fine il fatto stesso di avallare una situazione unica nella storia della Chiesa, quello che ci sia un Papa emerito, un Papa ufficiale, già è un segnale di scardinamento proprio di un fatto che era dato anche questo per scontato, ma i modernisti, siccome per i modernisti nulla è scontato, anche il fatto che il Papa è unico di solito.